Luca, finalmente abbiamo visto un pilota italiano tornare alla Formula E. Come puoi raccontare questo debutto? Il passo era ottimo e potevamo sicuramente arrivare a punti e fare anche molto bene. Poi chiaramente in un duello molto duro con Piquet e Rosenqvist ho avuto un drive-thru e quindi lì ho perso un sacco di tempo, perché quei 10 secondi che si perdevano qui col drive-thru mi porterebbero in top 5, quindi questo è un peccato perché ho perso tanti punti e ero in lotta con Piquet. Sarebbe stato bello rimanere in lotta per il resto della gara, il passo c'era e erano dei punti facili oggi, peccato. Credo che dovrebbe essere una grande soddisfazione aver preso il fan boost. Questa è stata una grandissima soddisfazione, anche inaspettata, e devo dire che è stato un interesse, un supporto incredibile da parte del pubblico italiano, dei tifosi, hanno risposto alla grande. Io mai mi sarei aspettato neanche di essere magari nei primi 5, invece addirittura avere il fan boost è stata veramente una grande sorpresa, e devo ringraziare proprio di cuore tutti quelli che hanno comunque creduto e che credono in questa mia opportunità. Devo dirti che siamo stati contenti anche noi. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.